Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato il filosofo Francesco Lamendola. Ciao Francesco, grazie per essere con noi. Ciao Francesco, un saluto a tutti. Sabato mattina a Mestre si svolgerà un importante incontro. Ci puoi spiegare di che si tratta, Francesco? Allora, questa è la presentazione della Carta di Venezia. È la prosecuzione del primo summit filosofico di Venezia che abbiamo organizzato il 30 di maggio. Corriere delle Regioni, Accademia Nuova Italia, Triari e alcune altre associazioni. E, come quello sarà introdotto da un messaggio di Monsignor Carlo Maria Viganò. Poi ci sarà la lettura e la discussione della Carta di Venezia, che è Ecco, un eccola qui, la documento. carta di Venezia, la stiamo vedendo in sovraimpressione. Prego, Francesco. È un documento da me redatto che ha la forma, lo scopo, la natura di un appello. Un appello a tutti gli uomini di buona volontà, dico subito, credenti e non credenti, perché la gravità del momento, della situazione che stiamo vivendo non permette di creare divisioni inutili. Quindi è articolata in due momenti, una analisi della situazione attuale, un tentativo di spiegazione di quello che sta succedendo, che ha dell'incredibile, che fino a un paio d'anni fa sarebbe sembrato incredibile, invece sta accadendo e lo stiamo accettando, e una parte in cui si delinea la possibile risposta da parte di tutti e di ciascuno, soprattutto per quello che riguarda la dimensione spirituale, perché sono profondamente convinto che è qui che si gioca il cuore della battaglia. Anche se decenni di cultura materialista ci hanno convinti che le vere battaglie sono quelle politiche, economiche, sociali, io penso invece, e credo che oggi lo stiamo vedendo, che l'eterna battaglia che si combatte sulla pelle degli uomini, ma anche nella loro interiorità, è quella fra il bene e il male. E mai come oggi le cose sono state chiare per chi lo vuole vedere. C'è un potere malvagio che vuole sottomettere l'intera umanità e, facendo leva sugli aspetti peggiori dell'anima umana, vorrebbe ridurre, trasformare gli uomini in qualcosa di non più umano, qualcosa di postumano, qualcosa di transumano, proprio perché si sono resi conto che dominare l'uomo in quanto l'uomo è impossibile, perché l'uomo ontologicamente è strutturato in maniera da aver bisogno di verità e bisogno di Dio, di adorare il suo creatore, Dio. Queste due cose non vanno bene ai grandi oligarchi, ai padroni universali, quindi si propongono di creare, di sostituire l'uomo con una cosa post-umana, semi-artificiale, in cui, secondo i loro progetti, il bisogno di verità e il bisogno di Dio non ci saranno più. Ecco, noi dobbiamo combattere subito questa battaglia prima che sia troppo tardi. Poi ci sarà la presentazione del libro che raccoglie gli interventi del summit organizzato dai Triari 2 mesi e mezzo fa circa ad Arezzo. Ci sono una ventina di contributi di autori diversi, ce n'è anche uno mio, sul problema dei trapianti, dei vaccini, la posizione della Chiesa rispetto a questi fatti, trapianti e vaccini. E questi 20 contributi danno una panoramica piuttosto ampia, credo interessante, perché sono come tasselli di un mosaico che aiutano a comprendere meglio il momento che stiamo vivendo, la possibile risposta soprattutto, perché c'è bisogno di speranza, soprattutto c'è bisogno di speranza. Poi ci sarà un dibattito e alla fine la conclusione, insomma, sarà verso mezzogiorno e mezzo, con il rientro a casa e la riflessione su quello che. Quindi questo appello si rivolge a tutti per essere firmato, per essere fatto circolare, perché è un po' una chiamata alle armi. Siamo in guerra, ci stanno facendo la guerra, questo potere malvagio, invisibile, ma adesso neanche tanto invisibile, ci sta facendo la guerra, ci vuole togliere tutte le cose più care e più preziose, dalla nostra famiglia alla nostra libertà personale, anche quella più stretta, più intima. E noi dobbiamo reagire, dobbiamo combattere questa guerra, non possiamo farci condurre al macello come pecore senza far nulla. Messaggio di speranza comunque. C'è ancora un minuto, Francesco, vorrei dire che dobbiamo anche cercare di colmare la frattura, la
distanza che si è creata a lungo tra i cosiddetti intellettuali, mi brucia la lingua dire questa parola, mi è sempre stata antipatica, per capirci, tra i pensatori, tra quelli che fanno opinione sul piano della cultura, delle idee. E la massa della popolazione, perché se siamo arrivati a questo punto è anche per questo motivo. Non se ne può più di professorini di filosofia altezzosi e superbi che parlano sempre in un linguaggio astruso per nascondere la pochezza delle loro idee, che devono condire il loro discorso con espressioni inutilmente complicate, no? Aporeticità o euristica. Ebbene, discorso euristico, ebbene, quando ci sono le parole semplici, si usano quelle se ci si vuole rivolgere alla gente comune. Noi, io, alcuni altri amici che collaborano a questo progetto, vogliamo rivolgerci al maggior numero possibile di persone. Dobbiamo rivolgerci, tornare al senso comune di Monsignor Antonio Livi, il grande filosofo cattolico che ci ha lasciato, è tornato alla casa del padre un anno fa. Era proprio un fermo sostenitore della filosofia del senso comune e sotto la sua ideale protezione vogliamo tornare a colmare questa lacuna, questa spaccatura, questa lontananza che si è creata tra la percezione delle cose, anche delle persone comuni, e la realtà vera, perché l'incubo in cui stiamo vivendo è determinato da questa sfasatura. Non è più la realtà quella che noi percepiamo, ma è un'altra cosa, è una realtà virtuale, artificiale, in sostanza immaginaria, creata in noi simile a un ologramma, e noi siamo vittime di questo malvagio incantesimo. Dobbiamo recuperare il senso comune, dobbiamo recuperare il contatto con la realtà vera, concreta. Senti Francesco, questo documento che tu hai preparato, oltre ad essere a contenere sicuramente un'analisi su quello che sta accadendo, tu dici anche un appello agli uomini liberi che vogliono combattere, ma è un appello di natura politica, cioè tu pensi che è arrivato il momento di organizzarsi politicamente o è solo, diciamo, una definizione di intenti astratte e generiche? Beh, astratto e generico sono espressioni che non rendono l'idea. Allora, io penso che ognuno deve fare bene quello che sa fare abbastanza bene. Quindi io ritengo che questo momento sia il momento giusto, anzi sia già quasi tardi, insomma, no? Per mettere in piedi un progetto anche politico, ma non è questo il mio scopo. Lo scopo mio e dei miei amici. Noi siamo convinti che bisogna agire sulla consapevolezza delle persone. È necessario aiutare le persone a uscire da questa ipnosi collettiva e recuperare il senso della realtà. Dopodiché, per l'azione politica, che pure è necessaria, questo è un passaggio che è bene che sia fatto, da chi a ciò è chiamato. Tutti abbiamo una chiamata. Penso che ci sia una chiamata sul piano Ecco, c'è un attimo un politico-sociale, problema. Francesco, per un non attimo non ti voglio abbiamo confondere con sentito. cosa. Francesco, mi senti? Ecco, Penso che dicevi che c'è, ognuno di noi ha una chiamata, prego. c'è una chiamata sul piano intellettuale e spirituale, c'è una chiamata sul piano politico-sociale, sono entrambe nobili, necessarie se fatte disinteressatamente, e quindi penso che entrambe sono necessarie in questo momento, ma non le voglio confondere. Non è questo, cioè non è il discorso politico quello che mi interessa direttamente. Penso che ognuno fa bene a fare il proprio lavoro, la propria parte, e come non vanno bene, per farti un esempio, i preti che da molto tempo si mettono a fare omelie, preti per non dire dei vescovi o per non dire del Papa, del sedicente Papa, che non hanno nulla più di spirituale, addirittura nulla neppure di religioso, per non dire di cristiano, ma sanno parlarci soltanto, rintronarci gli orecchi soltanto col solito mantra del clima, dell'ambiente, di Greta, dei migranti e queste menate qui. E così come loro fanno malissimo il loro lavoro, perché non parlano di Dio, non parlano della grazia del peccato, non parlano di ciò di cui dovrebbero parlare. E così penso che anche noi non dobbiamo fare questo errore. Quindi noi possiamo immaginare una collaborazione tra chi lavora e opera sul piano spirituale e intellettuale, risveglio delle coscienze, risveglio dell'intelligenza, e chi opera sul piano politico-sociale. Sono entrambe cose necessarie, cose direi benedette,
È molto difficile che le stesse persone siano brave a fare sia l'una che l'altra, quindi penso che si tratti come dire, vedere queste due cose come complementari e parallele, ma senza confonderle. Bene, Francesco, da quando i cattolici non si impegnano più in politica non si può dire che la vita del nostro paese sia migliorata. È stato storicamente un errore, tagliare quel filo che legava una certa spiritualità, una corrente di pensiero ad una precisa visione dell'uomo e della società? Ma è chiaro, tutte le società umane, tutte, non solo la società cristiana europea, che finisce quando incomincia la modernità, no? Quindi in un lasso di tempo che va dal 1300 circa al 1600-1700, poi prosegue. Tutte le società, tutte le civiltà europee si sono sempre basate su un senso della trascendenza, sul senso del legame tra la creatura e Dio. E sul senso del fatto che la società e l'uomo stesso, anche individualmente, è ordinato ad un fine e che questo fine è il bene. Quando una società cessa di avere questa consapevolezza, la smarrisce. Quando la società è la tipica tragedia delle società moderne, della cosiddetta civiltà moderna, che in effetti è un'anticiviltà, perché nasce dalla negazione di questi due bisogni ontologici, insopprimibili, strutturali della natura umana, bisogno di verità, bisogno di Dio. Ebbene, quando ciò accade, quando ci si dimentica che la vita è un pellegrinaggio per fare il bene e che la società ha lo scopo di perseguire il bene delle persone sul piano materiale, il lavoro, la giustizia, la pace, il bene delle persone e delle comunità sul piano collettivo e sociale, quando una società si dimentica di questo, precipita nel caos. Nel nostro caso, c'è un potere malvagio che agisce nell'ombra da molto, molto, molto tempo, che ha lavorato per far dimenticare alle persone il fatto che esiste un fine, che le cose sono ordinate a un fine, che questo fine è il bene, perché è la causa prima, e la causa prima ha mosso le cose per un fine buono, perché coincide in ultima analisi con l'amore. È dall'amore che nascono le cose, nasce la creazione. Ebbene, questo potere malvagio ha voluto farcene scordare. Come ha fatto? Ha messo a libro paga, un poco alla volta, un poco alla volta, con la pazienza di un ragno velenoso, ha messo a libro paga tutti gli individui, le classi, le istituzioni che creano gli strumenti, che creano l'immaginario collettivo e il sentire comune. Quindi intellettuali, scuola, università, cinema, ovviamente televisione, c'è stata un'enorme accelerazione con l'avvento dei mass media. Ebbene, quando questo progetto è stato sostanzialmente realizzato, cioè il potere oscuro dell'usura, dei grandi banchieri è riuscito a fare questo, la società ha cominciato a precipitare verso il caos, perché all'idea del bene naturale, come fine della società e dell'uomo si è sostituita l'idea di una libertà malintesa, una libertà individualistica, anarcoide, una libertà intesa come faccio quello che voglio fino a prova contraria. Quindi il bene è stato sostituito dal volere della maggioranza. Il volere della maggioranza non è necessariamente il bene, anzi spesso è proprio il male. Faccio un esempio concreto, tanto per capirsi, tanto per mettere le carte in tavola, per non giocare a nascondino. Ho detto prima che dobbiamo cercare di unire. Però dobbiamo cercare di unire sulla base di valori minimi condivisi. L'esempio è quello dell'aborto, naturalmente. Non è che per il fatto che la maggioranza decide che sopprimere una vita nascente è una cosa legittima o addirittura buona, quella cosa diventa buona. Il male resta male. Nelle società democratiche, la maggioranza moderne, la maggioranza si arroga il diritto di decidere che il bene coincide con l'utile. Una cosa è utile, una cosa viene decisa a maggioranza perché la maggioranza la ritiene utile, e quella cosa diventa non solo legittima, addirittura buona. Quella c'è la finestra di Overton, per cui una cosa anche pessima, schifosa, ripugnante, un po' alla volta, un po' alla volta, ma nel giro di pochi anni, viene familiarizzata e alla fine viene percepita come gradevole o addirittura come desiderabile, no? Dalla maggioranza. Quindi manipolazione totale dei cervelli e delle menti. Cosa che è resa possibile, ne parlavamo un'altra volta, dalla decadenza
drammatica, evoluta anch'essa, della scuola e dell'università, cioè i luoghi dove si dovrebbe fare pensiero, dove si dovrebbe insegnare a pensare ai giovani. Ebbene, noi dobbiamo recuperare l'idea che il bene è bene, e c'è un bene assoluto quindi, è il relativismo che ci ha portato in questa palude melmosa, asfissiante, nella quale stiamo sprofondando sempre di più. Il relativismo e lo storicismo, secondo i quali tutto cambia continuamente, la morale cambia, la verità cambia, la giustizia cambia, la bellezza cambia, perché devono essere continuamente revisionate, aggiornate in base a ciò che è moderno. È chiaramente un sofisma, perché la modernità che cos'è? Non esiste una modernità assoluta, nel senso che la modernità è sempre un progetto che rimane due, tre, quattro passi indietro rispetto a se stessa. Voglio dire, c'è sempre qualcuno che è più moderno, c'è sempre qualche cretinetto, qualche professorino, qualche rivoluzionario, qualche poeta da strapazzo, qualche giudice assatanato, che dice: no, voi siete un branco di bigotti, di reazionari, di stupidi, non avete capito che adesso il mondo va così, vi insegno io. Qualche architetto, qualche urbanista, qualche pittore. Noi abbiamo accettato la farsa del re nudo. Torniamo a Andersen, la fiaba di Andersen, il re in mutande. Da quando abbiamo smesso di dire che le cose brutte sono brutte, da quando, per esempio, un altro esempio, alla Biennale di Venezia, da anni e anni ci siamo abituati a non dire nulla, o addirittura a lodare delle opere brutte, incomprensibili, indecorose, a lodarle come nuove forme di arte, nuove forme di espressività, nuove forme di ricerca estetica. Da quando abbiamo smesso, perché abbiamo perso la schiena dritta, abbiamo smesso di dire che il brutto è brutto, che il falso è falso, che l'ingiusto è ingiusto, da quando abbiamo perso questa capacità, siamo andati sempre più a rimorchio di una modernità impazzita, che in realtà a noi sembra impazzita, ma è perfettamente razionale e funzionale ai disegni di quella oligarchia plutocratica di cui parlavamo prima, e quindi ci siamo prestati al nostro stesso suicidio assistito. Siamo in una società di morti viventi. Io in un certo senso ringrazio la pandemia perché ci ha fatto capire questa cosa. Quindi adesso chi si vuole svegliare è l'ultima chiamata, è l'ultima volta che la campana suona per svegliare i morti viventi. Non ci sarà una seconda occasione. I morti viventi sono quelli che hanno smesso di pensare con la loro testa, che da anni si abituano a credere che è vero quello che dice la TV, quello che dicono i critici, quello che dice la maggioranza, quello che dice la cultura dominante. In realtà, come dire, il sentire comune non è altro che un liquido che assume la forma del contenitore in cui viene versato. Quindi non c'è un sentire comune. Il sentire comune viene continuamente plasmato, modellato, creato e rimodellato da chi ha gli strumenti per farlo. Quindi dobbiamo rompere questi schemi, uscire da questa ipnosi, spegnere il maledetto televisore, non comprare più i giornali schifosi che vendono nelle edicole, che sono carta igienica, sono immondizia, sono 15 mesi, 16 mesi che si rifilano balle vergognose, criminali, demenziali, e offendono la nostra intelligenza, perché ci dicono cose che una persona di media intelligenza capisce, dovrebbe capire lontano un chilometro che sono false, che sono delle enormi falsità, delle falsità criminali però, perché costano la vita, costano l'equilibrio psichico, costano l'armonia familiare di milioni e milioni di persone. Siamo arrivati a questo punto. Si litiga nelle famiglie, si rompono le amicizie, finiscono i rapporti armoniosi di lavoro, perché, parliamoci chiaro, si sono creati due partiti. Uno maggioritario, i vaccinati, credono a tutto quello che racconta la narrazione unica, e uno minoritario dei non vaccinati, forse neanche tanto minoritario in realtà nel paese, visto che due italiani su tre non si sono fatti fare questo intruglio schifoso che hanno l'impudenza di chiamare vaccino quando si sa che non è un vaccino. Si sa che non, ecco quello che dicevo prima, no? Il linguaggio farlocco, la menzogna spudorata, non è un vaccino, è un sierogenico, non è stato sperimentato. Ha degli effetti collaterali micidiali, sono già morte migliaia di persone, ma questo non lo dicono i giornalacci prezzolati. La gente deve andarsi a informare su altri canali e cercano di chiuderli. Quindi siamo in piena emergenza, caro Francesco. Tra poco un evento come quello di Venezia non sarà più possibile. Anche adesso è stato uno spiraglio che si è aperto per gentile concessione del potere. Possiamo ancora, ma tra poco verrà chiuso di nuovo come l'hanno fatto l'anno scorso. A te hanno chiuso per una settimana il canale, a me hanno censurato l'ultima intervista meno di 24 ore dopo che l'avevo fatto, la volta precedente al summit di Venezia hanno
immediatamente YouTube ha immediatamente censurato il video del signor Viganò. Poi abbiamo potuto rimetterlo su altri canali, a cominciare dal tuo, caro Francesco, ma sul nostro canale, del Corriere delle Regioni, è stato censurato. Ecco, è Non stato si sa. censurato pure da noi nei giorni scorsi, a scoppio ritardato, ma lo hanno cacciato. Ah, bene, infatti mi meravigliavo che l'avessero, forse volevano vedere a che livelli, a che quota di visualizzazioni, 400.000, non c'è male. Quei signori hanno deciso che oltre un certo tetto le idee non devono circolare. Siamo in un totalitarismo impressionante dove quello che è vero, quello che è giusto, quello che è buono, lo decidono, sai chi, caro Francesco? Lo decidono Mara Venier, Tiberio Timperi, Fedez, Bruno Vespa. Ecco, questi signori, dall'alto della loro scienza e coscienza professionale, ci dicono, Lilli Gruber, che dice a Massimo Cacciari, lei si è vaccinato? Perché bisogna vaccinarsi, vero? Allora, questo è fare giornalismo? Questo farsi cassa di risonanza di ciò, della volontà del potere, di ciò che vuole il governo, questo sarebbe fare giornalismo? Il vero giornalismo non è, come diceva ieri Massimo Mazzucco, fare da filtro, cioè consentire al pubblico di decidere da sé, dopo aver riportato entrambe le versioni di una certa cosa, di decidere da sé. Qual è quella giusta, qual è quella credibile, qual è quella ragionevole. Invece qua c'è un martellamento continuo e la cosa triste è che questo martellamento viene spesso da persone che sono di un livello, insomma, intellettuale, culturale, semplicemente incommentabile. Quindi la cosa triste è che milioni di persone accettano di credere a ciò che viene detto da persone che non hanno nessuna credibilità nella materia specifica di cui stiamo parlando. Senti Francesco, ti faccio un'ultima domanda, invito tutti a Venezia, a Mestre per la precisione, il sabato prossimo a partire dalle ore 9. È di oggi la notizia di Papa Francesco che ha spiegato che non è più ammissibile la messa con il vecchio rito, con il rito tradizionale. Ma secondo te perché è arrivata adesso questa decisione? Che senso ha? Perché è arrivata adesso, ma che prima o poi dovesse arrivare, non ho capito bene la tua domanda, perché in questo momento? Ma Aspetta che probabilmente leggo la perché. notizia, non so se lo hai, eri già al corrente o No, te... so di cosa. Sì, era presente la notizia, no? Praticamente siamo tornati alla situazione precedente sul Summorum Ecco, Pontificum, aspetta un cioè attimo così su la leggiamo richiesta. insieme e la commentiamo, così capiscono pure meglio da casa. Prego la regia di mandarla in sovraimpressione, eccolo qua. Difendono l'unità della Chiesa, Francesco motu proprio sulle messe in latino, uso distorto, dice le messe in latino, rivolto verso l'altare, con il sacerdote rivolto verso l'altare, non si potranno più celebrare nelle chiese parrocchiali. Ecco, 16 luglio 2021. Perché secondo te? Che senso ha questa decisione? Beh, ha molto senso dal suo punto di vista, dal momento che lui è stato messo lì dalla mafia di San Gallo, cioè dalla massoneria ecclesiastica, che è un ramo della massoneria internazionale di cui fanno parte i quadroni universali di cui parlavamo prima, per distruggere quel poco che restava della Chiesa cattolica, della parte visibile della Chiesa cattolica. Ora è chiaro che per loro, per questi signori che hanno usurpato la Chiesa visibile dal Concilio Vaticano II in poi, cioè non da ieri, ma da una sessantina di anni, la messa vetus ordo era veramente una spina nell'occhio. Dovevano trovare il modo di levarsela di torno. Attenzione però che io non condivido l'opinione di quelli che dicono bene, buono, bravo, benedetto, che col Summorum Pontificio l'aveva ripristinata, cattivo Bergoglio che adesso la vuole togliere. Perché la tecnica di Benedetto era quella di addormentare meglio le coscienze concedendo, tipo riserva indiana, una cosa che in realtà nessuno, nemmeno il Papa, può concedere. Perché la Chiesa, la messa vetus ordo, praticamente la liturgia preconciliare, non può essere concessa o negata a capriccio. Mi sembra il signor Draghi o il signor Conte che dicono è concesso questo, non è concesso questo. No, non è così, perché qui stiamo parlando di un patrimonio di fede che non è proprietà, ma è, semmai esattamente al contrario, è affidata in custodia al successore di San Pietro. Non so se mi spiego, il successore di San Pietro ha il dovere di custodire fedelmente il patrimonio della fede e la vera dottrina. Non ha il compito di svegliarsi una mattina e dire ragazzi si cambia come farebbe un qualsiasi leader politico, magari sudamericano. In stile sudamericano. Quindi, mentre Benedetto XVI, concedendo una cosa che in realtà non era a suo potere concedere perché non è mai stata soppressa, non è mai stata negata,
voleva in qualche modo cauterizzare, disinnescare, in qualche modo depotenziare la possibile contestazione all'interno della Chiesa da parte dei veri cattolici che hanno sempre pensato che la vera messa è la messa tridentina, senza con ciò arrivare necessariamente a dire che la messa di Paolo VI è da buttare nel cestino. Questa è un'esagerazione estremistica che io non condivido. La messa di Paolo VI, la messa attuale, diciamo, non è una buona messa, mi rifaccio anche al pensiero autorevole di Monsignor Williamson, però non è interamente cattiva. Il signor Bergoglio ha deciso, con la sua impazienza, più che sua, l'hanno messo lì per quello, l'hanno messo lì perché i suoi padroni sono impazienti. Potevano ben lasciare Benedetto da questo punto di vista, perché tra Benedetto e Bergoglio c'è solo una differenza di velocità. Stavano facendo, stanno facendo la stessa identica cosa, distruggere la vera dottrina, la vera fede. Uno lo stava facendo nella maniera dolce, l'altro lo sta facendo nella sua maniera aggressiva di peronista furioso. Però l'obiettivo era lo stesso. Quindi nessuna meraviglia, perché per lui togliere, perché praticamente è come se venisse tolta, dal momento che lasciare la facoltà di decidere di autorizzare ai vescovi è come togliere la messa tridentina, perché i vescovi sono ormai praticamente tutti acquisiti al modernismo, molti di loro anche alla massoneria, quindi non vedono l'ora, ancora più di lui, se possibile, di negare ai fedeli che ne facciano richiesta questa possibilità di celebrare il vecchio rito. Ebbene, questo dal suo punto di vista è l'equivalente di, che ne so, Zuckerberg che su YouTube si prende la libertà arrogante di chiudere Visione Italia perché Visione Italia gli dà fastidio. Perché? Perché è un covo di dissenso, è un luogo dove ancora si pensa con la propria testa, è ancora, è un luogo dove ancora non c'è l'appiattimento totale che questi signori perseguono e hanno quasi raggiunto, l'appiattimento totale sull'agenda del nuovo ordine mondiale. Così era la messa, è la messa di vecchio rito, la messa di sempre, la messa di San Pio V, per Bergoglio e per tutta la Chiesa modernista e neomodernista uscita dal Vaticano II. Una spina nell'occhio, un angolino in cui c'è ancora qualche cattolico al quale non gliela possono raccontare. Qualche cattolico che magari anche per motivi di età, avendo visto, magari da bambino, cos'era la Chiesa, cos'era la Messa, cos'era la liturgia, cos'era la dottrina, cos'era il catechismo, fino al 1962-65, e confrontandoli con le brutture, le eresie, le bestemmie, le profanazioni di questi ultimi decenni, ha ben capito che la liturgia non è soltanto questione di forma, non è soltanto dire la Messa in latino o in italiano, non è soltanto dirla con l'altare rivolto verso il pubblico, chiamiamolo così, no? Verso i fedeli o rivolto verso il Santissimo. Certo, queste cose sono importanti, importantissime, ma quello che conta più di tutto è lo spirito, non è la comunione in bocca o sulla lingua. Certo, importantissimo, secondo me, che sia fatto pardon, sulla mano o sulla lingua, importantissimo che sia fatto sulla lingua, ma quello che conta è lo spirito con cui è stata fatta la riforma liturgica, che era lo spirito di desacralizzazione, di profanazione, di apostasia, per condurre pian pianino i cattolici a svegliarsi una mattina dentro le loro chiese e scoprire quello che sta succedendo oggi, che dentro la pila dell'acqua santa non c'è più l'acqua santa, ma c'è la mucchina, che sull'altare non c'è più l'altare tabernacolo, non c'è più il Santissimo, ma c'è Buddha o qualcun altro, la Pachamama, e non sto inventando niente, perché fin dalla giornata di Assisi, Giovanni Paolo II 1986, in una chiesa di Assisi, la chiesa di San Pietro, i monaci buddisti misero la statua di Buddha sul tabernacolo, davanti all'altare, sull'altare davanti al tabernacolo, e potrei citare tanti altri fatti di questo genere. I cattolici una mattina si sono svegliati e hanno scoperto che non era più vero nulla di quello che è sempre stato la vera dottrina, la vera liturgia, il vero Vangelo. Il pulpito viene usato non per parlare di Dio, della grazia, del peccato e dei novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, ma per parlare del mutamento climatico e per paragonare, come ha fatto l'arcivescovo di Berlino, non so se lo sapete, per paragonare Greta Thunberg a Gesù Cristo, perché quel signore lì, no, che usurpa il nome di arcivescovo cattolico, ha detto che Greta Thunberg è come Gesù Cristo. E siccome di queste scempiaggini, di queste enormità, di queste buffonate, di queste bestemmie,
ormai siamo veramente stanchi, non se ne può più. Ebbene, molto spesso i cattolici si sono rifugiati nella messa di rito antico non per amore dell'archeologia, non per passatismo, non perché non sanno adattarsi ai cambiamenti, ma perché hanno sentito che lì c'è la vera spiritualità, dove c'è un sacerdote che celebra la messa in rito antico con il fervore di un vero sacerdote. Penso a San Pio della Pietralcina, che la nuova messa non l'ha detta mai, perché ha avuto la dispensa e ha potuto continuare fino all'ultimo giorno della sua vita, morto nel 68, celebrando la messa, Rectus Ordo, e le sue messe duravano anche 3 ore, ma la gente non si stancava, non era impaziente, non guardava l'orologio, perché dove c'è un sacerdote che celebra la messa in quel modo lì, come la celebrava lui, si sente la presenza del divino. Torno al discorso di prima, l'uomo ha bisogno di Dio come ha bisogno della verità. Ne ha bisogno quanto ha bisogno dell'acqua e del pane, perché non può vivere senza acqua e senza pane, ma non può vivere neanche senza verità e senza Dio. Il vero Dio adorato nel modo giusto, quindi non la Pachamama, non Buddha, non una messa senza presenza reale, non una messa ridotta a commemorazione come i calvinisti, ma una messa dove c'è il sacrificio eucaristico e la presenza reale viva di Gesù Cristo. Di questo i cattolici hanno bisogno, questo signor Bergoglio ha avuto incarico di togliergli. Non crederete mica che lui faccia quello che vuole lui. Lui fa quello che gli hanno ordinato di fare dal primo giorno, dal primo istante, da quel buonasera quando si è affacciato al balcone nel 2013, subito dopo la sua elezione. Ecco, sa, quel buonasera non era già benaugurante. Facciamo vedere in conclusione la copertina dell'incontro di domani, sì, eccolo qui, l'evento, presentazione della carta di Venezia, a Venezia Mestre, Novotel, sabato 17 luglio 2021, dalle ore 9 alle ore 12:30, con il professor Francesco Lamendola, presentazione del libro curato dal professor Viglione, moderano certo Francesco Toscano e Corrado Ruini. Grazie, ci sarà anche il contributo di Monsignor Viganò, in video. Grazie ancora a Francesco Lamendola. Grazie a te, un saluto a tutti. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questa nostra nuova intervista. Vi ricordo che Visione TV continua a fare tutto questo grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Questi sono i numeri per aiutarci. Se vi va, andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi. Ora più che mai è importante seguire il nostro sito perché YouTube ci ha messo nel mirino, ci ha sospeso per una settimana, potrebbe rifarlo. Per rimanere sempre insieme, seguite il nostro sito www.visionetv.it. Magari venite su Telegram dove lì vi possono arrivare le notifiche, troverete un'icona di Telegram sul nostro sito che vi permetterà di raggiungere questo luogo dove noi, insomma, possiamo rimanere insieme con buona pace di YouTube nel canale 254 del Digitale Terrestre, la Grande Italia. Da lunedì alle ore 13:30 andrà sull'intero territorio nazionale in onda anche il nostro controcanto. Noi stiamo facendo di tutto per mettere in sicurezza il nostro lavoro, nonostante le aggressioni ogni giorno si moltiplichino, compresa quelle di natura giudiziaria. Vi aggiornerò nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che siamo anche al centro di alcune richieste di risarcimento. Vi spiegherò tutto nelle prossime ore. Grazie a tutti voi, una buona giornata.